Definizione. Sia doppio opposto, la funzione di test T appartenente a un intervallo chiuso AB associa doppio di T uguale U di T più T B di T appartenente a C. Quindi la funzione definita in intervallo chiuso a B di R che ha valori in C. Con U di T denotiamo la parte reale di W di T e con B di T denotiamo la parte immaginaria di W di T. W si dice differenziabile in un punto T segnato appartenente a T0 appartenente a B se U e B, ragazzi, U e B sono funzioni di una variabile reale a valori in R. Quindi se U e V sono differenziabili, cioè derivabili, differenziabilità e derivabilità è la stessa cosa, in T con 0, in tal caso si definisce la derivata di W come W primo di T uguale Q primo di W in T 0 come W primo come T 0 uguale Q primo nel punto T 0 più T di primo del punto T0. Quindi la funzione divide l'intervallo a B e a valore C. Se U e B sono funzioni derivabili in un punto T con 0, quindi la funzione derivabile in T con 0, e chi ha la sua derivata per definizione la radiale di B nel punto T con 0 più la radiale di B nel punto T con 0. D'accordo? Poi definizione. Sia dunque ho detto che sia appartenente alla B associa W di T uguale U di T più B di T appartenente a C. W si dice integrabile su AB se U e B sono integrabili su AB. In tal caso si definisce integrale di W su AB come integrale tra B W di T uguale alla definizione integrale tra B più di T di T più B integrale tra B di T.
vedete che W è integrabile. Se le funzioni U e B, che sono due funzioni definite a B che ha valori in R, sono integrabili su AB. E come definite l'integrale di W? È il numero complesso che ha per parte reale l'integrale della parte reale di W, per parte immaginaria l'integrale della parte immaginaria di W. Integrale secondo Riemann, integrale. Allora, che z a 0 numero complesso. Allora, W1 più W2 è integrabile su AB. Allora, W1 più W2 è integrabile su... Allora, W1 più W2, virgola. Z0 più W1 e il modulo di W1 sono funzioni integrabili. A B e risulta integrale tra B W1 più W2, quindi P è uguale integrale tra B W1 più T più integrale tra B di W2 quindi T integrale tra B in z per 0 per doppio V1 quindi T uguale a z per 0 integrale tra A e B doppio V1 di T e il modulo integrale tra A e B doppio V1 di T doppio V1 di T uguale integrale tra A e B per il modulo di doppio V1. Passiamo a questa nuova posizione, ragazzi, i punti, le prime proprietà sono immediate, segue dalla definizione di integrale, della proprietà dell'integrale in F. Lo stato è giusto con la proprietà, d'accordo? Che il modulo dell'integrale è uguale all'integrale.
Ragazzi, doppio a V, chi è doppio a V? Doppio a V, avete a T appartenente, non sta sull'ultimo punto, che a T appartenente alla B assorta Q di T più I Q di T. Prima cosa, perché la funzione il modulo di doppio a V di T è integrabile? Perché chi è? Il modulo di doppio a V di T è cosa uguale? La radice quadrata di U al quadrato di T più V al quadrato di T. Ragazzi, si è combinata una funzione integrabile con una funzione continua per una funzione integrabile. La sua funzione integrabile è integrabile, combinando una funzione integrabile con una funzione continua, questa è tutta essere integrabile. La proprietà che adesso in R questa. D'accordo? Per questa la funzione è integrabile. Facciamo vedere che vale la disuguaglianza. Allora, partiamo dal modulo integrale tra T, doppio V1 di T, quindi T. Il modulo, portiamo il modulo al quadrato. Allora, il modulo al quadrato tra i B, doppio V1 di T e T. Questa è la cosa qua. Il modulo, chi è l'integrale tra il B, doppio V1 di T? È l'integrale tra e b di u di t in dt più i l'integrale tra e b di u di t in dt è quadrato. Quindi per definizione l'integrale tra e b di u di t è il numero complesso che ha per parte reale l'integrale della parte reale di u, per parte immaginaria l'integrale della parte immaginaria di u. Andiamo a calcolare il quadrato di questo modulo. Ma chi è? C'è un numero complesso A più B. Chi è il quadrato del modulo? È A quadro più B quadro. Quindi questo posso scrivere questo al quadrato più questo al quadrato. D'accordo? Ma io non lo scrivo in un altro modo. Guardate, devo scrivere lasciando per l'ultimo l'integrale tra B di U di T quindi l'integrale tra A e B di S in S più l'integrale tra A e B. Ragazzi, vabbè, qua ci sta sempre, togliamoci questo 1, d'accordo? Togliamoci il punto 1 per non portarcelo appresso. Perché la doppia V1 l'abbiamo chiamata. Vabbè, perché la 2 B le sue parti della immagine, d'accordo? Tutto bene, dal punto di vista formale. L'integrale tra e B di B di T di T per l'integrale tra A e B di B di S in S. Vi trovate ragazzi? Qua cosa deve uscire? L'integrale tra B di U di T al quadrato. Quindi deve uscire l'integrale tra B di U di T per l'integrale tra B di U di T. Cambio la variabile, la seconda invece di chiamarla T la chiamo S. Questo qua, di deva sull'altro. D'accordo? Questo è uguale. Ragazzi, questa è una costante. Questo integrale. Lo posso portare dentro anche l'integrale. Questa è una costante, questo integrale. Lo posso fare dentro il secondo integrale. Poi posso fare la somma degli integrali. Questo è uguale. Ah, e chi dentro? L'integrale tra e b. Di u di s. Scusate, u di t. Per l'integrale tra A e B di U di S in S più B di T l'integrale tra A e B in B di S in S tutto in T. È chiaro che l'ho fatto ragazzi? Vedete questo integrale, integrale tra i b di u di s in s, questo è un numero reale, portatelo dentro il primo integrale. Prendete l'integrale tra i b di b di s in s, questo è un numero reale, portatelo dentro il primo integrale. D'accordo?
e poi fate, avete subito l'integrale uguale all'integrale della somma. Ma queste cose, ragazzi, questo non è altro che il prodotto scalare in R quadro di che cosa? Tra il vettore U di T B di T e il vettore di integrale da B U di S in S tra il b, quello che sta scritto dentro all'integrale tra il b, quando è scritto nella parentesi lunga, non è altro che il prodotto scalare tra questi due vettori di R4. D'accordo? Grazie. Ma tra l'isovariante così Schwarz il prodotto scalare è più piccolo della norma del primo vettore, la norma del secondo vettore, questo è sempre più piccolo della norma del vettore Q di T B di T per la norma del vettore integrale tra il B U di S in S integrale tra il B BDS in S. Trovate? Il secondo integrale è V per S, non quello là, quello prima. Qua? Grazie. D'accordo? Ma chi è la norma di U di T di T? È la radice quadrata di U quadro più di qua, che non è altro che il modulo di W con 1. Quindi questo non è altro che il modulo di W con 1 di T. E queste cose, ragazzi, il modulo, la norma di questo sarebbe questo al quadrato più questa qua sotto radice quadrata, ma non è altro che il modulo di questo numero complesso per definizione, che va questo numero complesso, questo al quadrato più questa parte al quadrato tutto sotto radice, quindi qua non è altro che questo, è altro che il modulo dell'integrale tra A e B di W con 1 di S. Li trovate? Quindi in conclusione questa integrale è minore o uguale, questa qua è minore o uguale dell'integrale tra A e B del modulo di W con 1 di T per il modulo dell'integrale tra A e B W con 1 di S in S in DT. Trovate? Più dubbiosi, ragazzi, qual è il problema? Siete stanchi? Questi passaggi? Ma queste cose, ragazzi, questo è un numero reale, lo aspettavo pure dell'integrale. E questo è qua, l'integrale tra A e B del modulo doppio con 1 di T in DT per il modulo integrale tra A e B doppio con 1 di S in DS. Trovate? Ragazzi, questo e questo la stessa cosa qua, qua al quadrato e là senza quadrato, d'accordo? Questo e questo la stessa cosa, ricordate, là c'è un quadrato, qua non ci serve, qua se mettete, se adesso lo richiamate in più, prendete come sta scritto là, col quadrato, lascia il quadrato però. Sono due sono i casi, ragazzi. Se questa quantità è uguale a zero, è evidente che qua la disuguaglianza è verificata. D'accordo?
Se questo vale a 0, vedrete quali sono gli altri diritti. Se questo è diverso da 0, i due ambi membri per questi sono gli altri. Se questo è diverso da 0, semplificate, questo lo semplificate. Qua sparisce il quadrato e ottenete quello di disuguaglianza. D'accordo? Quindi lo spazio lì. E integrale da in D, doppio comune di T di T è minore uguale dell'integrale da in D del modulo doppio comune. D'accordo? Chiaro? Anzi, questo è il cazzo. Se questa cosa è uguale a 0, questa disuguaglianza è ovvia. E questo fa 0. Se questo è diverso da 0, dividete questo membro, il primo membro e l'ultimo membro di questa disuguaglianza per il modulo di integrale tra i P, W1 di T in DT. Qua sparisce il quadrato, quindi questo sparisce e resta tutto questo. D'accordo? Mm-hmm.